voglio che uno di voi mi faccia da cameraman. Che tipo di video vuoi fare? Quello che mi farà entrare nei Man Fans. I Man Fans? È un club. Sono i fan di Capitan Man. E Kid Danger. È molto difficile entrarci. Io ci ho provato, ma quelli non mi hanno preso. Ehi, tutti quelli che ne sono sorpresi alzino la mano. Oh, guarda, neanche uno. Però sta attenta. Perché? Perché il presidente dei Man Fans, Paula Macchiato, è cattiva. Mi ha detto che posso entrare nei Man Fans se supero il rito di iniziazione. Che sarebbe? Devo fare un video in cui mangio zuppa di capelli. Che tipo di zuppa? Di capelli! Ho preso questa busta piena di capelli appena tagliati dal parrucchiere. Come puoi mangiare una zuppa di capelli? Ok, primo, quello che dici tu non conta. Secondo, mangerò la zuppa di capelli così potrò entrare nei Man Fans. Prendi il mio telefono. E... riprendimi. Ok, vai. Ciao, Paul Macchiato. Voglio così tanto entrare nel tuo club che mangerò una scodella di... zuppa di capelli. Posso averne un po'? Bene, iniziamo la riunione dei Man Fans. Aspetta, prima di iniziare, vediamo il video un'altra volta. Sì, sì, assolutamente sì. Oh, che bello. Voglio così tanto entrare nel tuo club che mangerò una scodella di... zuppa di capelli. Oh, ciao! Proprio un bel video, vero? È un video fantastico! L'abbiamo visto 25 volte. Bene, allora... dove mi siedo? Sul tuo sedere. Sul mio sedere. Questa è buona. Sì. Benvenuta nel Man Fans, Piper. Sì, sì, che bello, Piper, finalmente. Ehi! Io sono il presidente di Man Fans, quindi dico io chi entra e quando. Avete capito tutti? Sì, non vorrei... Sì, scusa. Ma hai detto che se avessi mangiato la zuppa di capelli sarei diventata un membro. Vuol dire che ho cambiato idea. Ma io ho mangiato i capelli. E allora? Non sai quello che quei capelli hanno fatto al mio stomaco. Beh, adesso se vuoi entrare, devi portarci un selfie con te e Capitan Man. Come puoi pensare che io trovi Capitan Man? Un vero Man Fan può trovarlo. Giusto, ragazzi? Ma è difficile. Mi sembra impossibile. Va bene. Io sono una vera Man Fan e riuscirò a farmi un selfie con lui. Grande! Adesso sparisci? Certo, me ne vado. Ehi! Hey. Quello cos'è? È appena arrivata. È una macchina per lo zucchero filato. Zucchero filato? Già. La prendo. Aspetta, prima devo scoprire quanto costa. Di sicuro mi costa uno zaino. Ok, se mi restituisci il mio zaino potrei avere quella macchina. No, prima vediamo se funziona. Accendiamola. Ok, guarda. Prima si versa dello zucchero. Hai preso questo casco da astronauta pieno di uova di plastica rossa? Oh, sapevo di averlo! Guarda quanto zucchero filato! Io me lo mangio questo zucchero filato! Beh, sta attenta! Non mangiare troppo zucchero! Non c'è così tanto zucchero nello zucchero filato! Sì, invece! Ok, come pensi sia fatto il cotone? È filato. E credi che la tua camicia contenga zucchero? Beh, certo che no! E allora di cosa stai parlando? Di niente, ok? Dammi il mio zaino. Certo!
Certo, e tu dammi $10. No, abbiamo fatto un patto. Il mio zaino per la macchina dello zucchero filato. Ora sono 20 per aver discusso. Non è corretto cambiare i patti. Mi servono quei $20 e la macchina dello zucchero filato. È magnifico. No, non è magnifico, la macchina è fuori controllo. E allora perché non provi a spegnerla? Oh no, la leva si è rotta, non posso spegnerla! Devi staccare la spina! Aspetta, cosa? Oh. A me! Dammi, avanti! Aspetta, Charlotte, dacci una mano! Io sto bene, a me non serve! Che cosa avete combinato qui? Non riusciamo più a spegnere la macchina per lo zucchero filato! Ma quanto zucchero ci hai messo lì dentro? Queste due bottiglie! Insieme ad altre 8! Jasper, ma perché hai... Va bene, ok, non preoccuparti! Perché non dovrei? Perché prima o poi dovrà pur fermarsi! E poi che si fa? Poi raccoglieremo tutto lo zucchero filato, lo metteremo fuori dalla porta, poi prenderemo il tubo e spruzzeremo l'acqua, così lo zucchero si scioglierà. Ehi, sapete che faremo nel frattempo? Che cosa faremo? Che cosa? Credo che abbia ragione. Sì! Spostare 500 kg di zucchero filato è dura. Beh, sai cosa puoi fare la prossima volta? Cosa? Non versare 10 bottiglie di zucchero nella macchina per lo zucchero filato tutte insieme. Sai, chiunque può criticare. Sì, ma io sono la migliore. Allora, io porto il resto dello zucchero filato e tu prendi quel mucchio. Vado al mucchio. Che c'è? Ho sentito qualcosa. C'è un animale lì nascosto. Un animale? Piper? Oh cielo! Che cosa le prende? Io credo che sia in coma da zucchero filato. Fantastico. Dovrei riuscire a venire alla tua festa, ma potrei finire in galera. Speriamo che con la zuppa riesca a corrompere le poliziotte. Piper, non puoi usare tutto quello che abbiamo in cucina per preparare la zuppa. Posso richiamarti? Già, è lui. Le poliziotte hanno detto che la pentola deve essere piena. Ti sembra che sia piena fino all'orlo? Ci manca poco. Vuoi che vada in galera? Sai, a volte penso che tu lo voglia che vada in galera. Non voglio che tu ci vada. Allora dammi quel barattolo. Piper, non puoi metterci questo. È crema di opossum. Si può mettere di tutto, basta che si sciolga. Visto? Va bene. Presto con quella zuppa. A meno che tu non voglia andare in prigione. Stiamo arrivando. No. Deve portarla da sola. E non deve versarne una goccia. Sul serio? Nemmeno una goccia? No, è la legge. Non sembra una vera legge. Già, è così. Okay. Sta zitto! No! Non ho fatto a versarla! Attenta, Piper! No,
notizia che vi scuoterà, succede qualcosa. Sono tutti in panico! Sweet Valley High! Mi sta tremando tutta la pancia! Non voglio andare in prigione! Stiamo causando un terremoto! No! Per tutte le caramelle! Non posso credere che tu non abbia versato neanche una goccia. Non vuoi proprio andarci in prigione? Certo che no. Fermiamo i moduli e prendiamo possesso della zuppa. Se sai cucinare come quanto sai stare in equilibrio, in centrale si mangerà bene stasera. Ed ecco qui la ricevuta della tua corruzione. Grazie. Sento odore di opossum. In crema. Che bontà. Vacci piano. Dobbiamo portare quella zuppa in centrale. Ciao! Oh, ciao, Piper. Sta preparando la cena. È nuova la giacca? Sì, l'ho vista da Sunderland. Oh, Piper sta preparando la cena. Perché sta cucinando? Che vuole fare? Vuole partecipare a quel programma Junior Chef. Sta facendo pratica e vuole che mangiamo quello che cucina. Ho un appuntamento. Non puoi lasciarmi qui, sola con lei, ad affrontare questa cosa! Devo ricordarti com'è andata 2 anni fa al nostro anniversario quando Piper ha cucinato per tutti? Allora, state apprezzando la cena, signori? Wow! Oh, sì! Straordinaria! Squisita, buona, sì! Oh, Piper, ti dispiacerebbe scendere in garage a controllare se ho spento la macchina? Mm. Certo! Che cosa è successo? Piper ha cucinato! Piper ha fatto del cibo! E voi l'avete mangiato! Non ricordate cosa è successo quando Piper ha fatto la torta alla mia festa dei 10 anni? Perché le permetti di cucinare di nuovo per noi dopo che l'anniversario è stato un disastro? È stato 2 anni fa, magari è migliorata adesso. Va bene, corrilo tu questo rischio. Ecco fatto, la cena è pronta. Oh, sì! Ma Harry non c'è! Non possiamo cenare senza Harry. Harry non c'è. Che fine avrà fatto? Magari l'ha investito un autobus. Andiamo a fare il giro degli ospedali. No! Dovete rimanere a mangiare la mia cena adesso. Ehi, scusate se vi disturbo, ma avete del cibo per cani? Perché dovremmo averne, Jasper? Che ci stai facendo in giro con quei cani? Oh, il vicino mi paga $10 per portarli fuori. Ma sembra che abbiano fame, quindi mi chiedevo se vuoi... No, basta! Cani cattivi! Cani cattivi! Molto cattivi! Ehi! Non potete mangiare la mia cena! Obbeditemi! Sono io il maschio alfa! Tutto questo è inconcepibile! Guarda che stanno facendo! John, Paul, George, Spock! Andate fuori! Fuori! Scusate! Beh, peccato che la tua cena sia rovinata. Sì, immagino che adesso non vorrai più cucinare. No! Cucinerò di nuovo tutto domani sera, ragazzi. Io preparerò da mangiare e voglio che tutti i membri della famiglia siano a questo tavolo pronti a mangiare alle 7 in punto, avete capito? Non mancherò! Jasper! Compra tutto quello che c'è scritto sulla lista della spesa. Ma saranno $100 di roba. Perché dovrei pagare io? Ehi! Chi ha lasciato che 4 cani mangiassero la mia cena dopo che io ho cucinato tutta la giornata? Io, Jasper. Ecco, potremmo andare a mangiare tutti fuori stasera. No!
Ma potrebbe... Io preparerò la cena, voi la adagerete nelle vostre boccucce, masticherete, manderete giù e sarete felici! Ok, la cena è pronta! Eccomi! Mamma, tu profumi sempre! Grazie! Va bene. Chi ha voglia del mio cibo? Un attimo! Voglio dire una cosa prima di cenare. Sì? Che cosa? Cosa? Ecco, insomma, sono certo che Piper ha faticato tanto per cucinare, quindi dovremmo prendere la cosa molto seriamente. Sì, nessuno deve fare battute o dire cose divertenti, specialmente all'improvviso. Ok, tutti seduti ora. Fermi! Dobbiamo aspettare Jasper e suo cugino. Oh, sì, è vero! Jasper viene col suo cugino? Sì, quello che adesso fa il comico. Certo. Siamo qui, affamati, come al solito. Ah. Oh, mamma. Ah, tu sei Dex Dunlop. Sì. Mio cugino di secondo grado. Sì, non dirlo a tutti, però. No, non far ridere. Allora, Dex, so che hai vinto il premio come miglior comico a Swellview. Beh... Puoi dirlo forte. Nessuno è più divertente di mio cugino. Grazie. Detto da te significa così poco. Colpito! Allora, vi è piaciuta la mia parmigiana di tonno? Oh, sì, eccellente! Stupenda. Una delizia. Vi prendo altra salsa tonnata. Ecco altra salsa. Non posso più farne a meno. Allora, Dex. Sì. Dimmi una delle tue fantastiche barzellette. Oh. No. Ti prego, niente battute. Insomma, siamo tutti qui per la meravigliosa cena di Piper, quindi nessuno dica cose divertenti. Cosa? Allora può dircela Jasper, una barzelletta. Scherzo, lo farò io. Toc toc. Chi è? Un idiota. Un idiota chi? Tu. Tu sei un idiota. Ci sono cascato con tutte le scarpe. Fa ridere perché è vero. E ce n'è un'altra. Va bene, vi piace la magia? Certo. Sì. Mi piace la magia seria. Perché la magia è come un'arte e deve essere presa sul serio. Mai riderne. Quindi manteniamo la cosa seria, ok? Bene. Va bene, ecco a voi un po' di magia seria. Aveva il naso pieno. Va bene, ora Jasper, tira fuori la mano. Stringilo forte. Ok. E adesso che faccio? Niente, ho finito. Mi ha fatto stringere il suo mocciolo. Spero di andare al The Tonight Show perché sono sicuro che Jimmy Fallon mi adorerebbe. Che c'è? Hai appena nascosto la mia cena sotto al tavolo? Ah, cos'è un tavolo? Ehi, bella trovata. Ce ne sono degli altri? Tenuto nascosto la mia parmigiana di tonno sotto al tavolo tutto questo tempo! Questo non significa che la cena faccia schifo! E allora che significa? Che... è immangiabile! Sto cucinando! Oh, ecco perché è una puzza... gradevole! Grazie! Non mi avevi detto che cucinava? Sta facendo la lasagna di pesce e ogni strato un pesce diverso!
Scusate, il pesce gatto va male? Io ce lo metto. Papà, io me ne vado! No! Ho nascosto cibo per tutta la casa. Potremmo fingere di mangiare la sua roba, ma in realtà... ci daremo alla lettura. Ah, un buon libro. Sì, beh, finalmente farò buon uso dei libri. Sto facendo la dieta liquida. Vabbè. Ehi, ma che cosa fate? Stiamo leggendo. Un libro. Tante belle parole. Quel formaggio è buono, ma ora voglio del pane. Vieni con me. Ah, Harry! Guarda questa bella scatola di bambole Fresno che Piper ha portato oggi. Con vero piacere! Attenti, sono costosissime. Oh, tranquilla, Piper. Ti va del pane? Da perdere la testa. Frequentiamoci di più. Sono già arrivati! Comportatevi bene, camicie nei pantaloni e non si parla di lavoro né di cose imbarazzanti. Aloha! È qui la festa! Sono Jake, sono un project manager e vorrei cantare in un coro. Cosa avevo detto? È tutto pronto. Allora, qualcuno non vuole la panna montata sulla lasagna di pesce? No, no, no. Non metterete la panna montata da nessuna parte finché non arriva l'altro mio figlio. È arrivato. Che cos'è? È un prosciutto veneziano, da Venezia. Ma il prosciutto veneziano non è esageratamente costoso? E non ne hanno rubato un carico stamattina? Non so niente di prosciutti rubati. Bene, e come l'hai pagato questo? Beh, la mamma avrà un sacco di soldi dalla ditta della falciatrice che le ha rotto il dito. Quindi perché non spenderli adesso? In prosciutti! Oh, è il cervellone di famiglia! Ehi, come va? Sono il capo di Harry. Non sono stato invitato, quindi ho portato una piantina. Grazie, anche se ne abbiamo una uguale sotto il portico. Ah, curioso. Ehi, cos'è questo bel pezzo di maiale? Ehi, è una storia simpatica. L'ha portato Jeff, è un bravo ragazzo. Che ci fai qui? Che ci faccio qui? Il mio lavoro è basta! Altrimenti Jeff scapperà con quel prosciutto in Messico. Io sto lavorando. Davvero? Sì. Stai lavorando? Sì. A me sembra che tu stia diventando un po' troppo intimo con questi bischi. Ma cosa stai dicendo? Vuoi sapere che sto dicendo? Hai dato i tuoi vestiti a quello. Tua sorella sta imboccando quell'altro. Tuo padre è Speedy. Sì, ma ascoltami. Lo so cosa può sembrare, ma ti assicuro che non sono in intimità con i maschi. Oh, bene, allora il caso è chiuso. Attenzione, polizia di Swellview. La casa è circondata. Allora, nuovo piano, ok? Tu vai di sopra, fai un palloncino, ti trasformi, salti fuori e dici a tutti che Jeff è innocente. Chiaro. Bene. Cos'hai lì, Lagna Gosling? Non è il mio nome. Sono gomme? No. Sì, invece, ho l'alito di pesce. Voglio le gomme. Togli quelle sempre! Voglio le gomme! Ho dei dischi! Forza, signori! Avete 60 secondi per uscire, poi entriamo noi! Mangeremo le prove! Hai ragione! Non posso arrestarlo senza prove. Ma sarà un prosciutto da 5 kg almeno. A me non più di metà. Dobbiamo provarci. Figli ha ragione. Dovete riempirvi tutti la bocca di prosciutto. Facciamo irruzione! Avanti! Salve, agenti!